Ciao ragazzi, eccoci a un nuovo video su un disegno che riguarda un paesaggio montano in cui c'è molta neve ed è un paesaggio tipicamente invernale. Comincio con un disegno a matita, abbastanza dettagliato, un po' di alberi, anche quelli dello sfondo, quello principale. Attirerà anche molto l'attenzione sul dipinto. Un po' di rami, cercando di dettagliarli abbastanza. Senza esagerare molto, perché poi tanto col pennello se ne possono aggiungere altri. Il dettaglio della strada. Con la gomma pane porto via tutta la graffite in più della matita in modo che non si sparge quando ci passo sopra la mano. Ok, posso partire con il disegno, con la colorazione del disegno. Con un blu cobalto, un azzurro, comincio con il cielo, bagnando il foglio prima e usando anche un po' di giallo di Napoli sullo sfondo. Ecco, qui ho saltato un pezzo del video in cui ho già dipinto di blu alcune parti della neve e parto con gli alberi dello sfondo che sono gialli. Ho usato sempre un giallo di Napoli con un po' di d'antrene all'interno per scurirlo solo leggermente. Ecco, partendo poi con un altro tipo di colore più scuro, sempre con il blu di d'antrene e il giallo di Napoli, più deciso. Creo la tridimensionalità degli alberi sullo sfondo, scurendone la base, in modo da dargli un po' di profondità, cercando di non dettagliare troppo, creando una grande macchia, scurendo ancora, in modo che tutto sembra più profondo e tridimensionale. Aggiungiamo qualche sentiero e un bel po' di macchie sulla neve, sempre usando questo d'antrene con un giallo di Napoli in una tonalità molto scura. Volendo posso aggiungere anche un po' di violetto, come ho fatto adesso. Altre macchie della neve. Questo è il terriccio che esce fuori dalla neve. Adesso con un idrotrene sempre molto diluito e un po' di giallo e un piccolo tocco di verde coloro l'asfalto della strada. Come possiamo vedere ha queste tonalità giallastre, verdastre e blu, molto scuro. Voilà, un po' di verde anche sul margine della strada perché c'è dell'erba ancora, nonostante abbia nevicato abbondantemente. In fondo la strada fa questo disegno un po' a curve e fa sì che praticamente l'occhio dell'osservatore procede sulla strada, arriva al fondo, segue la strada, va giù e arriva all'albero. Questo albero poi proietterà lo sguardo dell'osservatore verso l'alto, sbattendo praticamente contro il margine del foglio e quindi lo sguardo automaticamente tornerà sulla strada principale e per rifare di nuovo il percorso. Aggiungo un po' di scuro anche qui davanti perché c'è della neve anche un po' caduta che si è staccata praticamente dall'asfalto, non dell'asfalto, essendo appoggiata sull'asfalto si è distrutta un po' col passaggio delle macchine. E scurisco un pochettino in maniera molto chiara anche la neve in modo da creare tridimensionalità. Aggiungo sullo sfondo anche quella macchia scura in cui ci sono degli alberelli. Altre macchiette anche sull'asfalto. È un asfalto molto vecchio, quindi non è di un grigio uniforme.
anche laggiù in fondo, diamo un po' di colore anche sulla strada, un po' di scuro laggiù sulla curva. E adesso passo a dettagliare un po' di questi cespugli gialli che sono sullo sfondo, alberi e cespugli, cercando di scoprire sempre la parte bassa in modo da creare un po' di tridimensionalità. Come si può vedere anche nella foto, c'è questa parte bassa scura che schiarisce verso l'alto, aggiungendo un po' di rami, un po' di alberi, ma tutto senza dettagliare. E adesso un po' di alberelli, ce ne sono tantissimi lassù sulla collina innevata. Io i colori che sto usando è sempre i dantrene, rosso e inglese, mescolati insieme, che crea un colore molto scuro, giallo di Napoli. Laggiù c'è quel pinetto. Poi passiamo a dettagliare anche altri particolari del disegno, altre macchiette sulla neve. Adesso posso procedere a colorare quell'albero principale che proietterà poi di nuovo lo sguardo sullo stradone principale. È una questione proprio di giochi, impostando il disegno in un certo modo si guida l'occhio dell'osservatore. Saranno i rami stessi dell'albero, quelli più fini, verso la destra, come vi sto disegnando adesso, che scendendo in giù aiuteranno lo sguardo a ritornare sulla strada per ripercorrere di nuovo il percorso. È molto importante usare un pennello molto fine per questi dettagli dei rami. Ok, un po' di rametti fatti. C'è anche il simbolo della batteria della macchina fotografica. Ho dovuto poi sostituire la batteria. Questo è l'albero davanti, che non si vede molto nella foto. Ok, scurisco ancora un pochettino. Ecco, ho voluto dare un po' più di vivacità a questi alberi sullo sfondo. Sempre con un giallo di Napoli molto deciso. E adesso la pianura si intravede, non sarà dettagliata ma sarà una macchia scura con un po' di chiaro in alto e la mia firma. Voilà, il disegno è finito, spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!